Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video dei 5 sul tubo, sono Vessor e abbiamo iniziato una nuova partita. Perché come giustamente sottolineava il buon Marco nei commenti nel precedente video, l'impero fallirà e infatti ho provato in tutti i modi a risollevare quella partita, la partita precedente, con tutti quei debiti, ma perdevo tipo 1 milione al mese. Era inguardabile. E allora che ho fatto? Ho iniziato una nuova mappa, una nuova partita, in maniera più soft. Semplicemente cerco di fare un passaggio alla volta. E magari senza cercare di fare 10.000 incastri. E allora, ecco fatto che stavolta le cose stanno bene. E vediamo un po' che mi sono inventato. Allora, prima cosa, si parte da qua, con il depot. Ho collegato prima stazione a questa fattoria, che produce sia animali che grano. Vengono caricati in questo treno, che ora vi faccio vedere. Eccolo qua, zoomiamoci un po'. Che dovrebbe avere, mi sembra, 5-5. 2, 3, 4, 5 e 4 e 5, esatto. E trasporterà, quindi, da lassù mi prende 5 di grano e 5 di animali. Mentre invece, arrivato qua, dove vengono lavorati, a questa stazione, prende semplicemente il cibo. Il cibo viene trasportato qua giù, in questa stazione, in questa città, dove tra l'altro ho cercato di collegarla un po' anche con delle strade. Questa strada non c'era, mi sembra, vero? No, questa c'era. Dove l'ho aperta? Ah, qua l'ho aperta. Ho fatto insomma un po' di problemi miei, qualcosa ho combinato ed ecco fatto. E qualcosina si inizia a vedere, ma è ancora troppo poco. In più, come vedete, c'è questa allegra dirigenza che sta portando in giro dei passeggeri, ma non sale anima viva, ciò mi rende molto feliciotto. Perché se vedete il riassunto è questo qua. Questo a volte va a più 70.000, meno, però diciamo che l'utile ancora è poco. Magari quando avrò dei mezzi più veloci le cose miglioreranno. Cos'è questo? Ah, pensavo che era qualcosa di particolare, invece erano degli ombrelloni. Allora, comunque questo è il primo collegamento che ho fatto. Adesso noi scendiamo giù. Che avevo notato una cosa prima proprio quando stavo per salvare, poi avevo detto con calma faccio questo video che state guardando. Avevo notato che potevo collegare qualcosa di interessante. Vediamo un po' se era questo. Eccolo qua, infatti. Allora, prima guardiamoci intanto. Perché c'è un dislivello. Ce ne sono tanti, ce ne sono 5 di dislivelli. Allora, partendo da qua, la stazione potrebbe portare qui i sassi. Che vengono poi lavorati in construction material, materiale da costruzione. Che potrei poi o portare qua su, fare una mega trasporto a Middleton per dare ancora più risalto a Middleton, o fregarmi altamente di Middleton, giocarmela soft e portarlo quindi qua. Cosa che potrei anche fare, perché qui il materiale da costruzione serve proprio qua, che tra l'altro capita anche a fagiolo, e io farò, penso, in questo modo. Facciamo così, dai, è l'unica, è semplice. Potrei fare anche una strada, fregarmene del treno. Sinceramente, fare una strada, fare un depot qua e fare così. Potrei anche inventarmi questa soluzione, che magari non è che sia tutta sta cosa, fare tanti trasporti che fanno avanti e indietro. Non sarebbe una cattiva idea. Non sarebbe una cattiva idea fregarmene del treno, dato che potrei se no fare da qui a qui la strada. Ma però fare un treno che fa solo questo tragitto è di una tristezza incredibile. Vediamo un po' che altro possiamo fare. No, l'unica è fare questo. Semmai, ecco, se ne ho tanta produzione potrei fare una stazione che, seguendo poi in questo caso, ecco, così, vedete che non ci sono dislivelli, mi arriva almeno fino a qua e potrei in quel caso allora fare così. Dai, proviamoci. Ah, ma qui è solo il sasso, però. Non ha senso, dovrebbe fare così. No, no. Va bene, per ora facciamo come pensavo io. Truck station e strada. Vediamo un po', una strada che va a 60, una strada che va a 40, facciamo questa. Che passa così. Perché già mi dai rosso? Troppo vicino? Ah, perché non ho i soldi. già. Prestami 500.000, mi dovrebbero bastare. Allora, una strada che va in questo modo. 1 milione.
mi costa così tanto. Cavolo, mi costa meno la ferrovia. Mi costa 1.000.000 questa. E la ferrovia quanto mi costa? Scusate. 2 punti simbolici. E cacchio. Beh, tutta la vita faccio la ferrovia. Porco cane. Facciamo la ferrovia allora. Tra l'altro intanto facciamola per non perdere il punto. Niente, allora in questo caso facciamo qui la stazione. Una bella stazioncina, ora poi modifico il tutto. Che mi partirebbe in questo modo, direi che è il punto migliore. Ok, adesso qui la sistemiamo, eh. Cancelliamo questo. Cancelliamo questo e l'attacchiamo. Ne iniziamo ora già da noia, eh. Mamma mia, come siamo sofisticati qua. Ok, ci siamo. Facciamoci la stradina. In questo caso va benissimo questa, tanto è simbolica. Ok, dovrebbe essere tutto collegato. Vediamo un po'. Vediamo se è collegato. Perfetto, è collegato. Ok. Ora, qua su la stazione. Qui mi servono soldi però, perché ora fare le stazioni costicchia. Questa stazione la mettiamo. Qui viene il bello. La mettiamo prima comunque. Penso mi convenga metterla prima. Tipo così. Facciamo allora una strada che abbiamo visto va in questo verso. Così. Poi togliamo questo e questo. Sto facendo un casino, ma è l'unico modo che ho. Ecco fatto. Così è meglio. Ok, il treno, vediamo se riesco. Eccolo qua, lo sapevo, ma questo me lo immaginavo. Insomma, se ne facevo sta strada era meglio, ci ho rimesso e basta. Ok, ci siamo. E poi da qua facciamolo andare oltre. Esatto, così. Va qua giù, che io a questo punto la stazione la farei direttamente collegata qua. Guardate che amore che viene. Così. Là. Tanto le fabbriche stanno lì. E questa. Ok. Bene. Bene. Non mi dispiace affatto come l'ho creata. Facciamo a questo punto il depot qua. Qui così. Mi servono da tanti soldi. Diciamo, ok, 600.000 mi dovrebbero bastare. Colleghiamola. Ok, e ora viene il bello, creiamo il treno, ma prima vediamo. No, lo creiamo dopo. Allora, prima cosa, il treno che dovrà fare? Dovrà partire da qua. Vabbè, compriamo la locomotiva, se no andiamo poco lontani. E con i vagoni mi serve stone. E farei anche un quinto stone, quasi quasi. No, facciamone qua. Sì, 5 offi di soldi. Infatti vi dicevo che servivano tanti. Facciamo un milioncino, va. Stone, ok, 5. E ma è corto il tragitto. Facciamo anche 6. E glielo diciamo per evitare problemi. Che ho fatto? E gli diciamo proprio stone. Non voglio che si sbaglia. Ok, bravissimo. E poi, in questo caso, i construction material. Quindi compra. Finito i soldi. Vabbè, dai, facciamo che gliene porta 5. Ora, qui glielo diciamo proprio, construction material. Ok. Il treno è pronto. Creiamo la nostra nuova linea. Partirà da qua. Poi passa qua. E infine arriva qui. Benissimo. La linea si chiama Sassi materiale da costruzione. Da costr. Sassi materiale, dai, che sennò viene brutto. Come l'ha presa?
materiale costruzione. Ah, sassi materiali. Benissimo. Vediamo ora come va. Speriamo di guadagnarci qua qualcosina. Ora certo, ovviamente non parte al primo giro. È anche bello carico, il treno, poverino. Però, dai, la distanza è abbastanza corta da permetterci di fare una cosa del genere. Ora speriamo che produca. Ancora la linea non è usata, vedete? Ancora mi dice no. Quindi devo sperare che, come ho fatto io, ma a questa distanza gli dovrebbe andare bene. Se no, me la sposto da un'altra parte la stazione. Insomma, non è un problema questo, ma spero che gli vada bene. Tanto ci possiamo spostare. Viene con me, sì. La finestrella viene con me. Qui dovrebbe essere invece collegata. Anche qui mi dice no. Perfetto, ma qua sono sicuro che è collegata, quindi non so quanto ci vorrà prima che comprenda tutta la linea. Spero prima possibile, perché ho un po' di spese, eh? Io spero che da qua a qua, ma mi sembra di sì, che la prende, vedete che la prende? Sono sicuro che la prende, quindi bisogna solamente aspettare. Prima o poi parte. Spero mi faccia come quell'altra che poi non partiva, perché io qui gli ho detto tutto, gli ho messo lo stone, gli ho detto ogni cosa. Sarebbe il colmo che non parta. Tra l'altro vedo che ce l'ha anche nello store, nel magazzino. Ok, aspettiamo quindi a questo punto che la linea parta, io sfumo e ci vediamo appena vedo che si muove qualcosa. Ok, la linea adesso è in uso. Sapete cosa avevo sbagliato? Avevo messo, magari i più attenti se ne hanno accorti durante la creazione, le stazioni passeggeri. Per i passeggeri, non la stazione stazione per le merci, semplicemente. Ah, povero me. Però non volevo nemmeno ricaricare la partita, me lo merito proprio. Ho sbagliato, pago pegno. Però adesso voglio vedere come produce il tutto. Voglio vedere più che altro quanti soldi mi dà. Oh, attenzione. Abbiamo un nuovo veicolo. Quindi abbiamo la nave merci, dunque guardala così nuova, il tank wagon finalmente, perché non potevo fare il trasporto dell'olio, del crude oil. Adesso posso. Meno male, quindi anche del fuel e compagnia. Ce la fa il treno? L'ho proprio appesantito. Dai, dai, che ce la fai. Vediamo un po' quanto carichi, eh. Ok, comunque questo si può chiudere, che tutte producono. Beh, tranne questo ovviamente, che produrrà dopo. L'ha presa tutta, eh. Devo dire che l'ha quasi caricata tutta. Nemmeno, 14 di 24, forse l'ho fatto pure troppo grande, ma... Vediamo un po' appena andrà a piena produzione quanto effettivamente riesce a caricarlo qua. L'importante comunque è che me l'ha caricato. Ora voglio vedere quanto ci guadagno, perché qui inizio a perdere un bel po', eh. Ora purtroppo questa lavora adesso, quindi ci vorrà un po' prima che guadagno anche lì. Poco, i sassi mi danno poco. Solo 38.000. I sassi mi danno effettivamente poco. Speriamo che il materiale da costruzione valga molto. Vedete già, ok, perfetto, in produzione. E l'ha messo qua. Adesso non mi rimane altro che vedere il ritorno del treno. Ormai vabbè, ora va qua. Potevo anche farlo tornare indietro, però gli do più tempo di caricarsi. Ho notato che invece produce bene il ferro e il coal. Ho notato che mi danno parecchi soldi. Infatti la prossima potrei farla di quello lì. O fare magari una linea da passeggeri, semplicemente. Però voglio aspettare, linea passeggeri, di avere una nuova motrice. Perché questa qui secondo me è un po' lentina. E ora voglio vedere di farla e poi collegherò questa città di sicuro con quella sopra. Facendo partire da qui una bella stazione. Che se ne va su, tra l'altro questa potrei anche collegarla, ma vabbè. Ok, vediamo a questo punto come va. Qui quante me le fa. 5 e basta. Mi sa che forse ho preso troppo con tutte quelle cose. Vediamo un po'. Potential però ce l'ha molto. Vediamo un po' quanto l'aumenta. Perché se vedo che il consumo è troppo, cerco di velocizzare le operazioni. Cioè il consumo è poco. Vediamo un po', eh. Ora ce n'avrebbe 32, quindi a sassi diciamo che ci siamo, eh. La produzione è molto avanzata. Devo vedere effettivamente lassù. Perché se no comunque un vagone glielo tolgo, perché così vedo c'è una bella spesa di manutenzione. Diamo un'occhiata ora alla linea, eh. Non capisco questa come faccia a non darmi il guadagno.
alzo le mani, sono sorpreso che non ho guadagno con il pane, perché comunque dovrebbe fruttarmi abbastanza. Va in perdita con la manutenzione. Ok, vedete che ora ha fatto il carico pieno, cavolo. Ora si ragiona. Allora, questa è in piena produzione. Vediamo a questo punto, mentre c'è un autosave. Ok, vediamo questo qui come va. Questa non mi sembra in piena produzione per nulla. Ne ha solo 12. Ne ha solo 12. Forse ho esagerato. Un vagone glielo posso togliere. Però adesso lo va a consegnare, come ripassa al depot, ce la mandiamo. Ok, 66.000. Vediamo un po', se riusciamo ad avere un piccolo utile anche qua. Vediamo, come va. Ok, poi selezioniamo il treno perché lo mandiamo a togliergli un vagone. Non ricordo dove ho messo il depot, ma ce lo mandiamo diretto, tanto deve passare comunque giù. Vediamo un po'. Vediamo il guadagno. Ah, 24.000, non danno niente. Mamma mia, no. Non ci vai, allora vuol dire che è ancora lontano. Va bene, io ora non vi faccio vedere questo pezzo che tanto è noioso. Ora come passa vicino qua, lo faccio tornare, come arriva qui, lo faccio tornare indietro, gli tolgo comunque un vagone. E ne potrei aggiungere un altro con i sassi a questo punto. Penso sia la miglior cosa. Ottimizziamo in questo modo. Va bene, io vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video nel canale. Ciao!